forza e coraggio, andiamo nel prossimo dungeon, anche perché sennò veramente qua non finiamo più. Quindi tocca un attimino. Cioè, non è che non finiamo più, in realtà. Madonna santa! Che cacchio! Ok. No, raga, mi sono cagato addosso per un attimo. Madonna. Busco d'ossa. Io mi sono buttato così pensando che fosse un dungeon normale. Oh, madonna. Ok, allora fermi un attimo. Ci sono le mani. Quelle tra l'altro sono... No, in realtà non direi le stesse. Mi sembra più una mano... No, neanche, non c'entrano un cacchio con niente. Allora, qua non mi sa che non ci devo andare, vero? Potrei provare a girare con la torcia, ma non saprei. Quindi vado un attimo... Neanche di qua, apposta. Se riapparsi... Ok. Bene, facciamo un attimo il retrofront. Arrivo subito. No, ma che è successo? Un attimo, un casino. Vado a mettere la torcia, ovviamente. Non uso il robo rapido perché non sono capace, in realtà. Fammi vedere con la torcia se funziona meglio. Con la torcia funziona meglio. Decisamente, ok. E no, raga, mi sono cagato addosso. Per un attimo è stato preoccupante. Ok. Posso lasciarla anche stare la mano, tanto non... Aia. Brutto schifoso. Tanto respawna, quindi non ha senso ucciderla. Ma se mi prende mi succede qualcosa? Allora, quelle fiammelle mi sa che vanno attivate. Per aprire la porta almeno. Ah, qua mi serve una chiave. Quindi io qua non ci faccio niente. Giusto? Confermi? Posso andare su? Vado su. Sì, comunque loro sono i Ghibdo. Ha preso fuoco. Ah, ok. Sono gli scheletri sotto i Ghibdo? Me l'avete anche confermato voi. Buono la bussola, ok. Perché ci sono appunto i Redead, che sono quelle mummie che, vabbè, conosciamo benissimo. E ci sono i Ghibdo, che sono delle mummie che... No, in realtà non mi ricordo se... Cioè, è una cosa particolare quella dei Ghibdo. Perché non sono i Redead. Cioè, sono una cosa diversa dai Redead. Però sembrano i Redead. Ci assomigliano. Solo che, vabbè, ovviamente sono... un pochettino diversi fisicamente. Porca miseria. Sì, ma al buio io sti robi faccio fatica, eh. Tocca andare a spada tratta. Forza. Sono anche veloci. Come here, man. Io che porto aperto. Questa qua. Escavati. Grazie. Bosco d'ossa. Sapete che non mi ricordo se c'era. Grande quello. Migliore. Non mi ricordo se c'era nell'altro. Andiamo bene qua. All'inizio? All'inizio, chiaro. Questo, ragazzi, era per farvi vedere cosa succedeva se la mano vi prendeva. Ecco, capito? Vi riporta all'inizio del dungeon. Quindi magari, ecco, evitate di farvi prendere dalla mano. Perfetto, possiamo andare avanti. Cacchi di meduse elettriche, colpa loro. Sono tutto così! Oh! L'ho uccisa? Cioè, l'ho uccisa così a caso? Ok. Là c'è una roba. Qua si esce? No, c'era un cuore, fuck. Ricordo che era un po' incastrato tutto. Nel senso che non... c'erano certe entrate che... non ce ne fregava niente. Nel senso che... non potevamo entrarci, quindi... bisognava passare da altre parti. Però... io questo dungeon me lo ricordo. Cioè sembra... è quasi lo stesso di... A Link to the Past.
Vabbè, sì, abbiamo visto che il mondo di gioco, bene o male, è identico. È lo stesso, è cambiato qualcosina, per carità. Però è praticamente lo stesso. Allora io vado di qua. Arca vacca. Fare una cosa lì. Ma posso andare nel muro? No, io non posso andare lì. No, io stavo guardando per quella piattaforma, ma non possiamo farci niente adesso. Probabilmente entrando da là sopra, da in alto a destra ci si arriva. Quindi qua facciamo così. Andiamo avanti. Dove andiamo avanti? Nel buco. Vado giù. Mi rompete, vero? Posso? Torniamo dentro in teoria. Ottimo. Era quello che stavo guardando adesso. Perfetto. Perché no, lì vedevo nella... potrebbe essere un problema, eh. Io vedevo nella mappa lì che nel muro c'erano i gradini, cioè c'erano i mattoni rotti, quindi non potevamo farci niente. Piccola chiave, ok. Qua c'è qualcos'altro? Non sembra. Oh, ah. Beh, va bene. Okay, lo accetto qua. Piccola chiave mi serviva dove? C'è una porta lì a destra, che è quella che avevamo visto prima. Devo vedere tra l'altro se riuscivo a buttarla giù. Vi ricordate su Super Mario Galaxy che c'erano quei nemici piccioni che tipo si ribaltavano e venivano giù di schiena, perché c'era la spina sulla schiena? E allora c'era un livello, non mi ricordo se c'era lo Yoshi, però c'era un livello in cui potevi tipo buttarli giù di sotto. No, era un livello con le stelle argentate, mi ricordo. Questa roba. Non so se far schiantare prima la mano e fregarmene. Anche le luci, io le luci le accenderei tutte. C'è un occhio là. Qua possiamo andare. In teoria potrebbe essere un'uscita. Ci dovrebbe essere un'uscita con un qualcosa di particolare. Mi pare di aver visto da quando ero dall'altra parte. Perché appunto vi ho detto c'è. Che cacchio. Ci sono delle cose che non hanno senso. Sono delle uscite a sé stanti, diciamo, che non c'entrano più col dungeon. E bisogna uscire e tornare qua per prendere appunto qualcosa. Probabilmente qua. Salve. Devo vedere un attimo la conformazione del dungeon sotto, però, prima di buttarmi, eh. Andiamo con calma. Cioè io se mi butto da lì dove arrivo? Per prendere altre robe? Anche qua la mano arriva a rompere? Allora. Ah, tra l'altro là in alto a sinistra non possiamo proprio farci niente. Ho capito. Fammi vedere un attimo una roba. Perché lì sì, ci sono quelle due porte. Cioè quelle due cose, ma là c'è un occhio, lo vedete, vero? Lo vedete lì? Dov'è la mano? Eccola lì. No, raga, non stavo guardando niente. Perché ho tolto la torcia? Ecco perché. Allora, aspetta, fammela mettere qua. Mi serve l'arco. Sì, proviamo con l'arco. Era una porta quella, vero? Pensai che era un pipistrello. Quelli con l'occhio. Eh sì. Ah no, pensavo che fosse una porta. Niente. Allora, noi dobbiamo cadere dall'alto lì. Che in realtà c'è lo scrigno. Il problema è.
se io esco di là, che è quello che devo fare, penso. Dove vado? Cioè, dove mi butto se cado dall'alto? Perché mi sembra di ritornare in mezzo. Se mi butto da qua. Però in realtà sto salendo. Sto salendo e qua potrebbe essere questa l'entrata. Però quell'altra era nascosta. Quindi fammi un attimo far questa. E vediamo. Non lo so. Lì praticamente se cado vado a prendere lo scrigno, perché da qua adesso non lo prendo più. Ed è quello che mi serve. Cioè, se cadevo nel buco che avevo trovato vado allo scrigno, se cadevo in questo andavo teoricamente avanti. Allora, cioè, noi qua stiamo andando avanti adesso. Posso provare a romperla con la mano? Bello questo, questo mi è piaciuto. Quindi allora facciamo una cosa, tanto bene o male riesco. Data la mano. Godo. E... mi serve qualcos'altro per andare di là. Mi serve una specie di ponte per arrivare dall'altra parte. Oppure no, uso questo. Ma no, grazie che non ci voglio usare le bombe. Vado a prendere quello scrigno lì. Dobbiamo riuscire però per andare a prendere per tornare giù e poi andare nell'altro buco. C'è qualcuno che sta schiosando con la moto, è pazzo. Ok, questo punto che mi serviva, grazie. Da qua dove andiamo però? Qua. E siamo praticamente al livello sopra dell'ingresso. Questo scende, questo mi sa che fa scale. Aspetta mo. Se questi diventano dei gradini. Ah no, niente. Posto. Beh, va bene comunque, eh. Questo è l'inizio. Quindi mi ha sbloccato dall'ingresso. Io adesso vado un attimo a recuperare quello là. Quello scrigno di prima. Dal buco. E noi facendo così, in teoria, recuperiamo sia questo, che è ok. Vabbè, 100 rupie che non mi servivano mai, era giusto per togliere lo scrigno lì. Che da qua torniamo nella stanzetta e all'ingresso. Posso, così possiamo andare avanti, va bene. Non abbiamo perso troppo. Ah, da qua scendiamo, tra l'altro. Però io devo ritornare su, là in alto a sinistra, probabilmente. La stanza del boss è lì, quindi... sicuro adesso mi diranno, guarda, devi andare di là, salire e là sopra dove c'è quella, quello scrigno che avevamo visto c'è la chiave del boss. Voi? Ah no, voi mi servite, devo spostarvi da qualche parte. Ho capito. Questo raga mi serve per arrivare di là. Che io devo mettere ste statue in modo da arrivare poi al coso lì. Però fammi capire. Perché io ne ho solo due, posso attivarne quattro. Questa qua mi serve a qualcosa? Questa mi serve per arrivare... no. Aspetta un attimo. Forse sì. Io metto questa. No, fermi. Ho capito. Serve la prima e la seconda.
Fermi, perché sto testando. Vedete, noi ci dobbiamo fare i percorsi praticamente per arrivare alle varie cose. E questo, ok. Scalette. Per che cosa? Per una scorciatoia. Perché noi da dove siamo arrivati? Ah no, io mi sono buttato. Io mi ci sono proprio buttato. No. Come cacchio ci sono arrivato in quel piano io? Va bene comunque. Dai, vieni giù. E se adesso mi porti di qua, se mi riuscissi a vedere, perché non si capisce niente. Non dico che è un problema questo di sti Zelda, ma che non è un problema alla fine. Ok, qua che faccio? Me l'attiva lui? Se mi deve attivare lui il pulsante, guarda. No, vabbè, ma raga, ma sta cosa è geniale. Cioè, l'interazione che ha con la mano è geniale. È veramente stupenda. Te mi apri una porticina qua. Che è una scorciatoia. Ok. Non ho altro da fare, mi sembra lì. Mini boss? No, vabbè, sono le stanze con i nemici. Cosa devo fare qua? Me li ammazza lei? Perché ovviamente vedete che può uccidermi. Mi piace un sacco questa interazione che ha la mano. Con proprio il fatto che te li posso uccidere lei. Cioè, lei è proprio. Non so come chiamarla. Questa? Ok, questa è lì libera. Ok. Tocca a noi. Cioè, lei è proprio un nemico amico. Com'è che posso dire? Cioè, c'è il fuoco. No, ho sbagliato. Fec. No, grazie. Perché solitamente magari non mettono, no, che appunto tra di loro si possono colpire. Invece qua c'è proprio l'interazione anche tra di loro. Che è stupenda. A me piace un sacco sta roba. Anche tipo con. Cos'è che era? Andare lì sotto io. Faccio prendere quello spugna. Da qua. Faccio il giro. Forse da qua in mezzo. Anche perché non capisco. Oh! Schifoso. Sta roba c'era anche in Breath of the Wild che mi è piaciuta un sacco. Ovvero che appunto tra di loro tipo i nemici si facevano, si lanciavano, c'erano i Grublin che lanciavano i Boblin, si facevano saltare in aria, gli fregavano le armi, quella roba era stupenda. A me piace un sacco quando c'è questa interazione anche tra di loro, perché appunto lo rende molto più realistico. Boh, comunque abbiamo tutto, credo. Cioè, non è niente di complicato per ora. Fammi vedere se posso passare di qua, scusa. Sì, ma che mi serve andare di là? Ok. Allora, io qua non ho niente. Qua ci muoio. Se qua non c'è un passaggio, muoio. Attenzione. Sono caduto. Va bene. Sicuramente per aprire quella porta là bisogna passare di qua e uccidere loro, ok. Classico. Ma i dungeon, raga, non so se. Boh. Sono io. Ma i dungeon sono delle cagate. Ah, cioè, io potevo scendere tranquillamente lì, chiaro. E vabbè. Adesso in teoria qua risaliamo. Ciao. Bene, cosa sono? C'entrano col boss? C'entrano magari sì, con. Posso sollevarle? No. Devo mettere gli occhi a posto. Che schifo.
che sta succedendo? Sì, sto creando le scale. Ma la mano che, tipo, magari non... Non è che cerca di fregarmeli, no. Se ne frega. Se ne frega altamente la mano. Ma che ti, tipo, magari dici, cerca di rubarti l'occhio. No. Chi se ne... Adesso mi sa che dobbiamo portare l'altro, però. Lì stiamo cercando praticamente di creare una scaletta per... Per arrivare allo scrignone. Scavati. Lì si cade da qualche parte. Teniamo la mente, anche se non credo che ce ne freghi molto. Ah no, anche lì si cade. No, no, non è finito. Qua c'è ancora da fare un po' di avanti e indietro, mi sa. Lì posso uscire. Cerchiamo di controllare bene. Qua c'è ancora un po' di fare davanti e indietro. Anche perché appunto io mi ricordo che c'era un pezzetto qua nel bosco in cui si usciva, si prendeva qualcosa di importante, che poteva essere un portacuore, un che cacchio ne so. Era uno scrigno? Quanto rupe, guarda. Forse era un mai mai. Mi ricordo che c'era qualcosa del genere. Mi sa che devo ricordarmi dove dovevo lanciarmi. Perché vedete che ci sono diversi buchi. Uno di questi mi porterà allo scrigno. Gli altri no. Ops. Purtroppo non so quale. Dove mi sono buttato? Oh, beh, all'occhio. Aspetta un attimo però. E che fai? Non te lo piglio, scrigno. Minerale supremo. Puoi usarlo per rinforzare la spada supera. Si gode. A posto. A posto, no? Fammi un attimo vedere. Io vado giù. Però continua a schiantarsi. Se mi duce, ce ne freghiamo. È quello scrigno là, no? Dobbiamo aprire? O no? Cosa fa dello... Ah, ecco, niente, l'occhio lo rimettono a posto. Ok. Ci sta. Però anche che palle. Stavo sentendo anche la musica. Dovrebbe essere una roba tenebrosa, però... Non è così tanto tenebrosa, ecco. Se vogliamo fare un paragone, c'era un dungeon che faceva veramente paura. Allora, qua facciamo una cosa. Tocca fregarla così. Queste piattaforme. Ok, anche il signorino. Perché è lento più che altro. Ma quando è lento la mano mi colpisce? Che è successo? Boh, grazie. Te vai lì. Per favore. Grazie. Ok. Questa dovrebbe essere la chiave del boss e ci siamo. Posto. E c'era il boss, però non mi ricordo dove era. Era in Spirit Tracks? Quel boss, tipo, era una torre in cui bisognava lanciargli le bombe addosso. E le bombe le trovavi a... Tipo, sì, era una torre scheletrica. Mi sa che era Spirit Tracks. Però non so se c'entra qualcosa qua. Un guanto di ferro? Bellino! Che fa? Boia! Raga, mi sta a picchiare. Ok. Non so se devo entrare nel muro per schivarlo. Proviamo. Pare di sì. E per evitarlo dovete entrare nel muro. E mi sembra una cagata in realtà. Cioè, va bene, ci sta come cosa, ma è un po' troppo sgravo come potere entrare nel muro, ecco. Diciamo. Aia. Sta buttando giù le pareti. Il pavimento.
Raga, ma è rottissimo come potere quello di entrare nel muro senza subire danni, però, eh. Cioè, ma in generale anche con i nemici. Adesso butterà giù ancora delle pareti. Stavo... ho capito, ma... Wagyu! Aio, è boost! Cioè, non subisco danni neanche se li sto davanti. È troppo rotto. Adesso sicuramente prenderà un'altra botta. Allora, cerchiamo di mantenerlo da sta parte. Porca miseria. Raga, ma è perché è troppo grossa. Cioè, tocca fare tipo una specie di zigzag. Dovrebbe morire adesso, però. No, un altro giro? Aia. È pericolosa. Dobbiamo fare zigzag. Tant'altro. Ma se gli lanciassi tipo le bombe addosso? Funziona? Bisogna andare dal lato... Ok, a posto. Cioè, se ha la mano così... Quando scende voi vi spostate dal lato tipo tra il pollice e l'indice. Perché è la parte, diciamo, più aperta. Perché sennò vi... un po' vi... come si dice... Vi targhetta. Cioè c'ha un po' quel... no, lì ti prende. E mo? Ah, ok, zigzag in obliquo, chiaro. Buono per questo. Ce ne mancavano anche dei, tipo dei pezzi, mi pare. Ci mancava qualche pezzettino. Forse due pezzi per un cuore intero. Può essere. E questo viene con me. Io non so chi sei, però... E poi mi avete detto, ah, ma i saggi è bello che tipo li trovi anche nell'avventura, bla bla bla. Questa... Chi è tua? Stress. No, Ceres. Oh, l'Anulf. Ceres? Ceres è... È quella del santuario. Del sacerdote. Non era tipo la prima che ha detto, ah, no, mi ha rapito. L'ultima volta che ci siamo visti sei cresciuto molto, sei diventato davvero forte. Grazie, Lanus. Ma per riportare la pace a Erol serve il potere di tutti i sette saggi. Aiuta anche gli altri. Ti prego. Sì, sì, lo faccio, non ti preoccupare. Ceres, sì, sì, è quella lì del... del santuario, diciamo, iniziale. Che si era tipo persa. Ok. Beh... Non abbiamo preso niente però qua. Che abbiamo ottenuto nel dungeon? Questa roba è strana comunque, Cioè è credo uno dei primi giochi che vedo in cui praticamente fai un dungeon e non ti danno niente. Cioè i dungeon di sto gioco sono inutili tra virgolette. Se non appunto vabbè per salvare la principessa lì il saggio e ok quello ci sta, però sono inutili perché non ti danno niente. Non ti danno niente di importante. Posso andare? Posso vedere un attimo quanti mai eravamo? 50 mi pare. Guarda qua mi manca un mai. Aia, oh, cacchio, non l'ho visto. Disgraziato. Possiamo prenderlo un mai. L'ultimo qua. Era qua. Pensavo che questi due cespuglietti fossero... Fossero lato... Come si chiama? Lato dungeon.
Cioè, dovresti uscire dal dungeon per arrivare lì, e invece no, bisogna fare il giro e arrivare dall'altra parte del boss. Cioè, entrare proprio dall'altra parte del boss, ok. Vabbè. Ad ogni modo, questa zona è completa. E stavo guardando anche la zona sotto qua. È completa. Da zero. Cavolo, sta gente che rompe. Non mi devi rompere. Buttalo giù. Vabbè, fa cosa. Sto guardando appunto di completare un po' qualcosina, ma sicuramente tutto non riusciamo a completarlo. Mi rompe anche qua. Fammi vedere un attimo le zone dove siamo messi. Lì ce ne sono tre. Ce ne sarebbe uno dall'altra parte laggiù in fondo. Che però abbiamo anche il dungeon da andare a prendere laggiù. Quindi ci ritorneremo. La cosa che posso fare è andare a potenziare la spada, recuperare qualcosina, anche se non mi sembra che ci sia troppo da recuperare. Anche perché qua abbiamo 4 cuori interi che dobbiamo ancora prendere, 1, 2, 3, 4. E poi ci dovrebbero essere probabilmente 6 frammenti a giro. Anche perché fammi vedere l'inventario, ce lo dice. Sì, sono a metà. Quindi ci sono due frammenti da recuperare, più altri quattro per un cuore nuovo, più i quattro boss, e abbiamo tutti i cuori. Se sono tutti i cuori, cioè ci potrebbe stare effettivamente 6 frammenti a giro. Più mi servono due strumenti ancora da usare di fianco alle pinne. E vabbè, i quattro quadri e i minerali per potenziare la spada. Più i mai mai che pian piano li prendiamo, eh. Però ci dovremmo essere, bene o male. Allora, quando andiamo al dungeon laggiù nell'acqua, andiamo a recuperare anche quel Mai Mai. E quando magari andiamo nel dungeon. Perché lì quella zona centrale con i 10 Mai Mai è grossa. È veramente grossa. Anche la zona là con. In realtà in alto al Monte Morte è grossa, ce ne sono due. Io. Boh. Completiamo magari il deserto. Completiamo la zona del deserto. Andiamo a recuperare quei due Mai Mai spersi là. Io per esempio sento un Mai Mai già qua ed eccolo lì, infatti. Vediamo. Per favore, grazie. Questo è uno che si gode. È proprio davanti al robo. Devo tenere un attimo. Cos'è lì dietro? Devo tenere un attimo la musica sparata. Per sentirli piangere. Eccolo. Godo. Però è strano che siano così facili. Cioè, mi sembra parecchio facile da trovare. Ok. Ah, sapete cosa possiamo fare anche? Dobbiamo andare a potenziarli. Giusto? Giusto, giusto, giusto. Dobbiamo andare da mamma. Mamma mai mai. Mamma mai mai. E andiamo a potenziare gli strumenti, dato che li abbiamo comprati tutti adesso. Gli oggetti. Giusto, recupero questo. Questo Mai Mai. Che lo sento anche piangere. Questa è per l'ingresso. Vabbè. Vabbè. Sarebbe anche da andare al Monte Morte, recuperare quei due. Quasi quasi. Che non glielo fai un giro laggiù. Io ne sento uno qua. Ah. No, perché, sai. Mi sembrava strano più che altro, era una roccia di rupie. La sento, raga, è qua. La sentite, vero? Oh, godo. È nella miniera di rosso. Cioè, mi sono dovuto rifare tutto il giro per trovarla. E ripeto, per carità, le zone non sono così enormi. Porca vacca.